Ok ragazzi, oggi parliamo di salute gastrointestinale. Ora è un argomento che ci avete chiesto, in realtà ci si potrebbe scrivere un libro, veramente c'è tantissimo da dire. Però partiamo dal punto centrale, partiamo dal punto nevralgico. Perché la salute gastrointestinale è così importante? Quali benefici ci va a dare? Ora iniziamo con l'introdurre il concetto di microbiota intestinale, quella che viene normalmente e impropriamente definita la flora batterica. Nel nostro intestino ci sono circa 100.000 miliardi di batteri, che può sembrare un numero totalmente astratto, lontano da noi, però basti pensare che 1,5, 1,5 kg circa del nostro peso corporeo è costituito da batteri, cioè i nostri batteri corrispondono a 1,5 kg. Quindi capiamo bene che non è roba da poco, non siamo soli qua dentro, è bello pieno. Ma perché sta suscitando così tanto interesse il discorso della salute gastrointestinale nella nostra alimentazione? Ecco, e qua è piuttosto interessante come discorso. La costituzione del nostro microbiota intestinale è un qualcosa che non è assolutamente determinato da un punto di vista genetico, o meglio, è determinato in minima parte. Il grosso, in realtà, lo facciamo noi con l'ambiente, quindi quello che ci circonda, l'aria che respiriamo, tutto quanto, e l'alimentazione. Quindi capiamo che finalmente c'è una cosa in cui possiamo metterci le mani, finalmente c'è una cosa che possiamo dire che la genetica non c'entra niente, è veramente l'impegno che ci mettiamo e la costanza che ci mettiamo nel capire come alimentarci. Quindi porca vacca, c'è qualcosa su cui possiamo effettivamente intervenire al 100%. Quindi detto questo, vale la pena approfondire e capire quali sono i benefici di un'ottima salute gastrointestinale, come questa si impatta sulla nostra vita in generale, sul nostro benessere. Il primo punto riguarda la digestione. Il nostro microbiota intestinale secerne enzimi che permettono di digerire meglio i nutrienti. Allo stesso tempo metabolizza determinati nutrienti e li trasforma in altri. Quindi capiamo bene che per una corretta digestione e assimilazione di quello che mangiamo è fondamentale un buon microbiota intestinale. Un microbiota sano. Secondo luogo, le vitamine. Ossia, siamo tutti focalizzati con multivitaminici, complessi di vitamine, vitamina B, vitamina C, prendere tante arance va assolutamente bene. Questo amico è fondamentale per noi. Però non ci scordiamo che il nostro microbiota ha una funzione anche in questo, in particolare va a sintetizzare la vitamina K. Quindi è fondamentale non solo per l'assimilazione dei nutrienti in generale, ma anche per la sintesi di micronutrienti. Terzo punto, la funzione antinfiammatoria e immunomodulante. Ossia, un buon microbiota intestinale impatta positivamente sia a livello di malattie autoimmuni, sia a livello di infiammazioni subcliniche. La cosa più interessante è che non interviene soltanto a livello periferico, quindi a livello intestinale, ma anche a livello sistemico, quindi in generale, per quanto riguarda le allergie, per quanto riguarda intolleranze. Ecco, un microbiota sano ha un'azione benefica in questi termini. Ok, altro punto, non mi ricordo assolutamente a che numero siamo, un buon microbiota va a produrre delle biomasse che favoriscono il calcio intestinale. Quindi andiamo a fare la cacca, sostanzialmente. Dovevo finire a parlare di cacca, lo sapevo già dall'inizio che lo dicevo, però vabbè, comunque è favorevole anche in questo senso, quindi tutti i disturbi a livello di IBS, disturbi di stitichezza, ecco, un microbiota sano impatta positivamente in questo caso e vi voglio vedere ad allenarvi se non riuscite ad andare al bagno, so che molti di voi mi capiscono, quindi vabbè, lasciamo stare il discorso. Ultimo punto è in qualche modo un effetto detox, ossia un buon microbiota intestinale va a produrre degli enzimi detossificanti che impattano a livello di tutte sostanze nocive. Quindi un'altra funzione fondamentale della nostra flora intestinale. Ok ragazzi, questo è un excursus di tutti i benefici del microbiota e questo video in realtà è introduttivo per un altro video che faremo, perché vedremo come tutti questi benefici vanno ad impattare sulla nostra composizione corporea. Ma prima di farlo, perché sarà un altro video e voglio essere provocatorio, chiedo a voi perché tutti questi benefici che abbiamo elencato vanno in ultimo a permetterci di avere una migliore composizione corporea, ossia tutte queste cose da un punto di vista salutistico si ripercuotono in più muscoli e meno grasso. Scrivetelo qua sotto nei commenti, scrivete ovviamente altri benefici che vi vengono in mente del nostro microbiota se sano e in un successivo video vedremo dei consigli su come curare e migliorare la nostra salute gastrointestinale. Come detto c'è tantissima roba da dire, quindi se vi interessa like al video, scrivetecelo nel gruppo e rimanete aggiornati.